Ci sono paesi che in ogni pietra, in ogni ciottolo, ci raccontano la storia di chi per secoli li ha abitati, esistenze di duro lavoro e isolamento. È la storia di popoli semplici, laboriosi, tenaci. Vinca, antico borgo della provincia di Massa e Carrara, che sorge aggrappato ai crinali delle Alpi Apuane, è uno di questi. In esso si ritrovano i tratti autentici dell'antica civiltà di contadini e montanari che la modernità rischia di far scomparire. Un paese abbandonato un po' da tutti e ha fatto anche 1000 abitanti. Ora saremo in 100. Sì, va bene. Nell'agosto del 1944 Vinca fu teatro di un efferato eccidio da parte dei nazifascisti. Andrea Quartieri è uno dei testimoni di quel barbaro evento. E qui ci vengo tutti i giorni. Questi sono il mio nonno e la mia nonna materni. Cioè, quelli che mi hanno allevato, perché io sono figlio di un pastore. Qui c'è la verità. Io ho visto chi ha ammazzato i miei nonni, dalla lontana. Però ho visto. Fu una strage spietata, compiuta da individui che nulla avevano di umano. Io non mi fermo mai. Se sto a casa sono malato. Qui ci vengo anche 3 volte al giorno. Qui nel mio campettino che ho, lo coltivo ancora, mi diverto, ci taglio il fieno, ci tengo pulito. Ci porto il concime, e solo che non c'è più il bestiame. Ecco, a me qui ora mi mancherebbe il bestiame come c'era una volta, i pastori. Vinca ha vissuto per secoli del marmo bianco delle Apuane. A soli 15 anni Andrea ha iniziato a lavorare nelle cave, un lavoro durissimo e pericoloso. Tuttavia lo compiva volentieri, nonostante il disagio della marcia di ore per aspri sentieri e con qualunque tempo. Ancora oggi il lavoro nelle cave di marmo scavate sui fianchi affilati di questi monti severi e maestosi è carico di pericoli e gli incidenti sono purtroppo frequenti. Ma sono le montagne stesse a essere in pericolo per un'attività di estrazione distruttiva che si fa sempre più massiccia e che ha già sfigurato i fianchi e il ventre di questi imponenti ma indifesi rilievi. Nei secoli scorsi i blocchi si cavavano a mano. Poi sono arrivate le macchine e tutto è cambiato. Un primo esempio di tale trasformazione fu la teleferica del Balzone, che in soli 35 vertiginosi minuti consentiva di superare 1 chilometro di distanza con un dislivello di 650 metri. Una 30ina d'anni dopo l'inaugurazione, uno dei cavi si ruppe e 2 cavatori precipitarono nel vuoto. Oggi il Balzone è una delle mete preferite dagli escursionisti che vogliono ripercorrere le antiche vie di cava. La costruzione che ospitava motori e argani della teleferica è stata in buona parte recuperata. Gli artefici sono 2 giovani, Susanna e Raffaele. Grazie al loro lavoro, lo storico edificio sta riacquistando poco alla volta il suo aspetto originario. Molto è stato fatto e molto resta ancora da fare, ma buona volontà ed entusiasmo non mancano. Per far capire un po' quanto era sommersa, gli scalini che si vedono quando noi saliamo non esistevano. Era tutta terra, era uno scivolo. E pale piccone, piano piano.
Il tetto, che il tempo e l'incuria avevano fatto crollare, è stato a fatica risistemato dai due giovani. Siccome è un punto di passaggio anche per andare dalla parte del Pisanino, il Pizzo, insomma, un punto anche come tappa per uno che magari gli prende un piovasco, viene e ha l'accessibilità a poter avere un po' di comfort. Nonostante l'isolamento, Vinca ha sviluppato nei secoli una economia sufficiente al proprio fabbisogno, basata su pastorizia, allevamento e raccolta delle castagne. Ancora oggi, gli anziani del paese mantengono alcune abitudini di un tempo. Ogni mattina, la prima cura di Andrea è portare a conigli e galline il cibo genuino. Questo a un tempo se l'avrebbe mangiato anche noi, qui c'è pane, castagne, mele, insomma tutta la roba che è della nostra. Questo è quello che gli faccio quando non posso fare tanta erba per via dell'umido, allora gli faccio queste frasche qui e le ne metto, ora gli metto il loro piatto. È bellino, bellino, bellino. Questi hanno un mese, i 25, i 26. Oggi molto si discute di economia circolare, di chilometro zero, di allevamento a basso impatto ambientale. E ci si dimentica che questo è stato per secoli il modo consueto di produrre e consumare. Chi, come Andrea, continua a farlo, ci manda un messaggio di profonda saggezza. Ci dice che un equilibrio esisteva e si è rotto, che l'armonia tra uomo e ambiente è stata invertita in modo irresponsabile e che senza una decisa correzione di rotta saranno le generazioni future a farne le spese. Eccole, prendiamo le uova per oggi, anche queste le portiamo a cucinare. Ecco fatto. Questo, no, questo è di marmo. L'uovo di marmo si chiama Endice, per via che le galline lo trovano nella cassettina dove devono fare l'uovo e ci vanno più volentieri. Alla fine dell'estate, i ripidi versanti delle Alpi Apuane si infiammano dei colori autunnali. Tra settembre e ottobre giungono a maturazione le castagne. Su questi monti sono state per secoli la base di tante ricette, piatti poveri ma molto nutrienti. Oggi le castagne non sono più una fonte di sostentamento così importante. Ma la cura dei castagneti non è stata del tutto abbandonata. Il castagnete è bellissimo. Queste castagne qui erano la risorsa del nostro paese. Non c'era uno che non ci aveva il seccatoio improprio. Invece ora ce ne sarà due in tutto il paese. Queste qui si chiamano le pulitole. Non sono le carpenesi, che quelle sono le migliori come qualità e come dolcezza, però sono più resistenti per la nostra zona, perché qui siamo a 1000 metri quasi. Ora facciamo la farina dolce. Abbiamo il seccatoio più bello, più grande, più arioso di tutto il paese di 100 anni fa. Un tempo nulla di quanto produceva questa terra avara doveva andare perduto, neppure i ricci dei castagni e le foglie che cadevano dagli alberi e che venivano utilizzati come concime.
oggi sono un rifiuto. Non resta dunque che accumularli in luoghi dove possano essere bruciati senza pericolo. Il fuoco e le volute di fumo portano Andrea a ricordare il passato, ma senza rimpianti. Ha avuto la vita che desiderava, legata alla sua terra, alle tradizioni che le danno senso, alle vette alpine che ne sono da sempre una regale corona. È il momento di pensare all'essiccazione, un'operazione che richiede esperienza. Prima di portare le castagne, Andrea si accerta che il calore non sia eccessivo. Così è più prudenza. Dato che ogni castagnaio riceverà farina in proporzione alla quantità del proprio raccolto, i sacchi sono pesati con precisione per evitare future accese discussioni. 43, sì. Allora, 43 è una talina. Vengono poi svuotati sul tavolato, al di sotto del quale ardono le braci. Il calore proveniente dal locale sottostante toglierà ai frutti gran parte della loro umidità, mentre il fumo ne arricchirà l'aroma. Spesso l'umidità proveniente dal mare si condensa sulle cime aguzze delle apuane e avvinca tutto si fa grigio. Ma quando la sera il sole torna a mostrarsi, montagne e nuvole si accendono con pennellate di fuoco. L'inverno ha iniziato a far sentire i suoi rigori. 4 settimane sono state necessarie alle castagne per giungere al giusto punto di essiccazione. Ora, per liberarle dalla buccia e dalla cuticola, viene utilizzata una macchina dalla veneranda età di un secolo. Ma prima della battitura è indispensabile rimuovere la brace ancora ardente. L'oscurità della stanza viene così ravvivata da un tripudio di scintille. Solo quando il pavimento è stato spazzato a dovere si procede ad aprire lo sportello attraverso il quale le castagne fanno una scosciante cascata al piano inferiore. Partita. Nulla di ciò che accade oggi è diverso da quanto avveniva 100 e più anni fa. Solo la differente foggia dei vestiti e gli oggetti di plastica indicano il tempo presente.
ma l'atmosfera è la stessa di un secolo fa. Anche la nuvola di pula che avvolge Alessandro è uguale a quella di allora. Neda, la figlia di Andrea, si occupa della pulizia finale delle castagne. Lo fa con la vassoia, una sorta di vassoio in legno, con il quale rimuove abilmente la pula residua e i frutti guasti. Le castagne vengono poi portate al mulino per la macinatura. L'inverno è arrivato e le prime nevi hanno già imbiancato le cime più alte. Il bosco è ormai spoglio. Nelle belle giornate il freddo è mitigato da un tiepido sole. Con il freddo, Andrea preferisce dedicarsi ai lavori in cantina. Uno di questi è la preparazione del lardo, rigorosamente conservato in una conca di marmo, che per accoglierlo ed esaltarne il prezioso sapore deve essere pulita con cura. Lo facciamo sempre a luna buona, di dicembre e gennaio, fino a maggio, giugno non si tocca. Beh. In cantina conserva anche il vino prodotto nei fertili vigneti della sottostante Valle del Lucido, ideale accompagnamento per i sostanziosi piatti della cucina locale. Vinca non ha mai offerto terreno adatto ai vigneti, perché i versanti sono troppo impervi e anche l'esposizione non è quella ideale. A parte i folti castagneti, okay, I pochi tratti di terreno coltivabile sono stati tradizionalmente dedicati alla coltivazione di ortaggi, patate e soprattutto cereali. Fino a tempi recenti, e come era tradizione in tutte le famiglie contadine, Andrea allevava un maiale. Non ammazzavo io il maiale. Però, come era morto, tanto bisognava essere in due o tre, chiamavo uno a aiutarmi, quelli che veramente si chiamano i norcini qui a Vinca, e mi aiutavo e poi dopo tutto il resto quasi me lo facevo da solo. Anche gli insaccati, anche la soppressata, anche i fegatelli. Noi i fegatelli li facciamo diversi dagli altri. Le ossa del maiale non si pulivano bene bene dalla carne, si lasciava un po' di carne e poi si metteva a cuocere assieme, prima alle costolette perché ci vuole di più. Quando si incominciava a staccare la carne dall'osso, allora era pronta per metterci il fegato. Questa è l'ungia del maiale, di quella che anche questa qui sarebbe stata buona da fare lo strutto per cuocerci i fegatelli. I
segatelli sono uno dei piatti tipici preparati a Vinca. Per Andrea e la moglie Maria, una delle occasioni più propizie per gustarli è quando arrivano a pranzo la figlia con il genero Silvano. Intanto che il marito riscalda i fegatelli, Neda prepara la fugliadina. La fugliadina è un piatto particolare di Vinca. È il primo piatto, un piatto molto sostanzioso che la gente quando arrivava in casa magari dal bosco o da raccogliere le castagne, dai campi, aveva bisogno di sostanze. Mentre la pasta riposa il tempo necessario, ne approfitta per prendere dalla madia la farina di castagne. Una volta che la farina è stata setacciata con cura, viene miscelata con acqua e un po' di sale. Si formano così i chan, il cui sapore dolce e delicato si sposa perfettamente con l'aromatica sapidità del lardo, con il gusto deciso dei fegatelli, con la morbida cremosità della ricotta. La pasta della fugliadina è quasi pronta e si può dunque mettere a bollire l'acqua. Ci mettiamo il latte. Quando le castagne si sono ammorbidite, è il momento di aggiungere il latte. È un piatto sostanzioso e nutriente, l'ideale per chi tornava a casa dopo un duro lavoro in cava o nel bosco. È ora di cuocere la fugliadina. La tradizione locale vuole che la sfoglia non sia tagliata a coltello, ma strappata con le mani, in modo da formare delle piccole lasagne irregolari che vengono immerse nell'acqua bollente, alla quale era stato aggiunto dell'olio di oliva. Il tutto deve essere fatto velocemente. Quando la sfoglia è ancora al dente, vengono aggiunti all'acqua il latte e un uovo crudo. Pur nella sua semplicità, il sapore cremoso del latte, esaltato dall'aroma intenso dell'uovo, trasforma semplici lasagnette in un piatto raffinato. Anche questa è una ricetta vecchia di secoli, un capitolo della storia di Vinca che non si legge sui libri, ma sulle tavole dei suoi abitanti. È la fugliadina, è quello pian bianco. I chan si cuociono nelle tipiche piastre di metallo, che qui si chiamano testi. Una passata di lardo sul testo già caldo serve a evitare che l'impasto si attacchi e bruci. La condivisione del cibo è da sempre alla base degli affetti e delle relazioni umane. L'atmosfera di piacere e dialogo che avvolge i commensali esprime con efficacia i legami che uniscono la famiglia di Andrea. La ricotta? Mettila qui. Le castagne bollite, che un tempo da sole bastavano a far cena, sono oggi servite come delizioso dessert. Andrea non ha avuto una vita facile. Ma una grande forza d'animo e la dura tempra da montanaro gli hanno fatto superare ogni difficoltà. Mm.
nonostante la mancanza di molte comodità, lui e la sua famiglia e tutti i loro compaesani hanno un particolare attaccamento per Vinca. Ma anche altre persone sono state attratte da questo luogo e hanno deciso di venirvi a vivere. Donne e uomini rimasti incantati dalle sue montagne, dall'acqua incontaminata che vi sgorga, dallo stile di vita a misura d'uomo che qui si può godere e dall'aria pura che solo un borgo così vicino al cielo può offrire.